Il Lazio. Una delle regioni italiane caratterizzata dalla grande diversità ambientale. Dai picchi rocciosi degli Appennini ad est, alla vasta campagna sorvegliata da antichi vulcani ad ovest, fino alle zone umide a ridosso del Mar Tirreno, questa terra affascina per i suoi incredibili contrasti. Qui rare specie animali conducono da secoli la loro esistenza. Sono il simbolo di una natura ancora selvaggia, a volte a stretto contatto con l'uomo, e rendono il Lazio un gioiello di biodiversità, interamente da scoprire, conoscere e proteggere. Roma, una delle metropoli più grandi e popolose d'Europa. Situata al centro del Lazio, può essere considerata una città quasi senza confini. Circondata solo parzialmente dal Grande Raccordo Anulare, il territorio del comune di Roma si estende per oltre 120.000 ettari. Le poche zone ancora selvagge sono delimitate da strade e centri abitati. Le attività legate allo sfruttamento del territorio, come l'agricoltura e l'allevamento, lo modellano ulteriormente. La maggior parte delle aree naturali, infatti, sono tutt'oggi una risorsa chiave per l'allevamento estensivo di bestiame. La morfologia del territorio, differente a seconda della posizione intorno a Roma, dà vita ad ecosistemi molto differenti gli uni dagli altri. Lungo le sponde del Tevere, che taglia la città da nord a sud, si estendono vaste pianure alluvionali per lo più coltivate. I versanti collinari, la cui pendenza rende il suolo meno idoneo all'agricoltura, sono ricoperti da fitti boschi di latifoglie. Gli incolti di macchia mediterranea e rovo sono caratteristici dei pascoli, mentre le aree più impervie e meno accessibili all'uomo sono caratterizzate da conformazioni rocciose di natura prevalentemente tufacea. Il fondovalle è attraversato da numerosi corsi d'acqua, che grazie al loro scorrere senza tempo, hanno solcato gli altopiani dando vita a forre e gole profonde. La primavera è alle porte nella campagna romana. Le prime ore del giorno sono caratterizzate da fitti banchi di nebbia e da nuvole basse, dovute alla maggiore umidità dell'aria. Una sagoma scura, immersa nella nebbia, riposa su un albero secco. Anche quest'anno il maschio di nibbio bruno è tornato al sito di nidificazione, in attesa dell'arrivo della compagna. Essendo uccelli migratori, le coppie ogni anno si separano a fine estate e si ritrovano in primavera per riprodursi, dopo aver passato l'inverno in Africa. Il maschio arriva poco prima della femmina per controllare l'idoneità del territorio e scegliere l'albero dove costruire il nuovo nido. Tra qualche giorno voleranno insieme, ma fino ad allora si occuperà di reclamare a gran voce il suo territorio. Nella campagna romana, l'inverno cede sempre più posto alla primavera.
In questo periodo dell'anno i mammiferi si riprendono dai torpori invernali, in preparazione della nuova stagione riproduttiva. Animali elusivi come il tasso aumentano persino la loro attività diurna, come questo maschio che insegue una femmina nel tentativo di potersi accoppiare. Le lepri, meno schive e attive in quasi tutte le fasi del giorno, si muovono in piccoli gruppi e iniziano a formare coppie stabili. Sfruttano l'erba sempre più alta per potersi riunire nei prati nelle ore più calde, quando i predatori non sono nei paraggi. Verso sera, gli ultimi richiami segnano gli sgoccioli del periodo degli accoppiamenti della volpe rossa. Questo maschio ha fiutato qualcosa. Una femmina è entrata nel suo territorio. Marca con l'urina carica di feromoni per segnalare la sua presenza. È ancora in estro e rappresenta l'ultima occasione per l'accoppiamento. Non è però il solo ad averla fiutata. Altri contendenti hanno sconfinato nel suo territorio, attratti dalla stessa femmina. Deve scacciarli per difendere il suo diritto di accoppiarsi. Ad una velocità di circa 50 km orari, può inseguire il suo avversario solo per una manciata di secondi. Per sua fortuna, sono più che sufficienti. Le sue attenzioni ora sono solo per la femmina, che però lo allontana fino a che non sarà più disponibile. Bastano pochi minuti per far calmare la tensione e il maschio è finalmente nelle grazie della sua nuova compagna. Nonostante il disturbo antropico, sono proprio questi luoghi che hanno visto il naturale ritorno di un animale chiave nella catena alimentare di questi ecosistemi, da troppo tempo scomparso. Un lupo, probabilmente il maschio alfa, sta comunicando qualcosa agli altri membri del branco. Il messaggio arriva forte e chiaro. Localizzato grazie all'udito sopraffino, gli altri lupi raggiungono velocemente il proprio compagno. Con il favore delle ultime luci, il branco si ritrova dopo aver riposato durante il giorno. Costituito dalla coppia riproduttiva e dai giovani nati negli ultimi anni, il branco deve controllare costantemente il proprio territorio. È proprio questo il motivo per cui il maschio alfa li ha richiamati. Ogni volta che il branco si riunisce, vengono rafforzati i legami tra i membri. La socialità, infatti, è un carattere fondamentale di ogni lupo. Terminati i convenevoli, è il momento di andare. Durante la notte percorreranno diversi chilometri, sia per marcare i confini del proprio territorio,
sia a caccia di prede. Il simbolo di Roma ha fatto finalmente ritorno nei luoghi che aveva abbandonato secoli fa, costretto dalle persecuzioni dell'uomo. Le piogge hanno versato molta acqua sul territorio. I torrenti che scorrono nelle valli irrorano il suolo e lo scenario ormai è completamente differente. A primavera la campagna si tinge di tutti i colori. Oltre alle verdi chiome degli alberi e ai fiori più variopinti, i colori arrivano anche volando. In antichità, questi ambienti furono scelti da centinaia di specie di uccelli come luogo ideale per la nidificazione. E ancora oggi, ogni primavera, migrano dall'Africa subsahariana per deporre qui le proprie uova. Il caldo sole primaverile scalda le chiome degli alberi, dove il maschio di nibbio bruno pulisce il piumaggio. Questa operazione è fondamentale per gli uccelli. Bisogna costantemente rimuovere i parassiti e le penne malandate per promuoverne la sostituzione e rimanere in salute. La sua attenzione viene improvvisamente attratta da qualcosa. In volo nella vallata arriva spedita la sua compagna. Un saluto speciale è più che doveroso. Dopo quasi un anno, sono di nuovo insieme. La conquista del partner nel mondo alato è però un processo molto delicato e decisamente più romantico. Le civette, ad esempio, interagiscono tra loro con piccole beccate sulle guance. Questo maschio ha dato sufficienti attenzioni alla femmina e dopo averla conquistata può finalmente accoppiarsi. Altri uccelli, come la verla piccola, hanno adottato una strategia più materiale, lo scambio del dono. Il maschio, dopo aver offerto un dono alla femmina, cerca di farsi bello mettendosi in mostra con richiami e pose articolate. Ha un repertorio di vocalizzi molto vario. È persino in grado di imitare altre specie. La femmina però non è ancora convinta e cerca di allontanarsi. Spinto dall'istinto, la insegue tra le spine del rovo. È un gioco di pazienza, e questa volta è costretto ad aspettare.
Anche il gruccione, un uccello dal piumaggio variopinto, conquista il proprio partner con doni di natura alimentare. La femmina attende su un ramo che il maschio le si posi accanto. Scuotendo le penne della coda, gli comunica che è ben accetto. Per rinforzare il legame, lui inizia a corteggiarla portandole in dono una preda appena catturata. Può portarle decine di insetti al giorno e se saranno di suo gradimento, la femmina si concederà l'accoppiamento. La prolungata mancanza di un predatore apicale come il lupo in questi territori ha portato a grosse modifiche nei tasselli della catena alimentare. Una specie in particolare ha incrementato esponenzialmente la sua popolazione, complice l'assenza del suo principale predatore. Il cinghiale è uno dei mammiferi più resistenti e più prolifici della campagna romana. Onnivoro, generalista e opportunista, questo ungulato si è spinto fin dentro i centri abitati, attirato dagli scarti alimentari a sua disposizione. A causa delle inefficaci misure di contenimento, danni e incidenti dovuti al sovrannumero sono sempre più frequenti. In un contesto più naturale, i predatori e la disponibilità alimentare tendono a mantenere la popolazione sotto controllo, anche se un singolo nucleo familiare può arrivare ad essere costituito da più di una trentina di individui, tra adulti, subadulti e nuovi nati. La coppia di volpi ha avuto un cucciolo e per poterlo allattare la mamma deve nutrirsi. Sfruttando il suo incredibile udito, cerca roditori o altre piccole prede tra l'erba alta. L'effetto sorpresa è la sua tecnica di caccia preferita. Individua la posizione esatta della preda e si prepara all'attacco. Purtroppo, in una giornata di caccia, solo pochi tentativi vanno a buon fine. La fame può portare una mamma volpe ad azioni rischiose. Questa scrofa ha partorito da pochi giorni e i piccoli sono estremamente vulnerabili. È un'occasione che la volpe non deve sprecare. La mamma cinghiale potrebbe ucciderla facilmente, condannando a morte anche il suo cucciolo. Decide di correre il rischio. La scrofa è intenta a mangiare e i suoi piccoli sono nascosti nell'erba. Tutti, tranne uno. Quando si accorge del pericolo, è troppo tardi. Catturata la preda, la volpe fugge col bottino fra i denti, diretta verso il suo cucciolo. La fortuna aiuta gli audaci, diceva un detto.
le interazioni tra le specie animali non si limitano a quelle solo tra selvatici. Fauna e bestiame convivono da secoli in queste zone. Lasciati liberi di pascolare e soggetti a minimo controllo da parte dell'uomo, gli animali d'allevamento ricoprono ormai un ruolo ben definito all'interno dei processi naturali. Dopo qualche ora di pascolo, le vacche che hanno partorito l'autunno scorso allattano i propri vitelli. Una volta presa una delle mammelle, i rapidi movimenti verso il basso stimolano la secrezione del latte. A quest'età, i vitelli, non avendo sviluppato del tutto il sistema immunitario, sono ancora dipendenti dal latte materno per nutrirsi. Quando avrà circa un anno di vita, il vitello verrà svezzato e inizierà ad essere completamente indipendente. Fino ad allora, le sue uniche preoccupazioni sono essere allattato e giocare con altri suoi compagni. La vita allo stato brado, però, non è semplice. Senza la supervisione dell'uomo, molti aspetti della vita quotidiana, come partorire, possono rivelarsi fatali. Anche per un giovane vitello, la morte è dietro l'angolo. Smarrirsi, ad esempio, significa aprire le porte ai predatori e alla fame. La morte di un vitello è una grave perdita per i membri della mandria. Porgono così un saluto al defunto ogni giorno per circa una settimana, come uno strano rituale. Probabilmente ad attirarli è l'odore della carcassa in decomposizione, ma questo fenomeno non è ancora chiaro. Mamma volpe ha avuto un colpo di fortuna. Una carcassa rappresenta cibo facile a costi energetici bassissimi. Non è l'unica, però, ad aver fiutato il vitello. Stabilita una sorta di gerarchia, l'intruso inizia a nutrirsi per primo, cominciando dalle parti molli più esposte, come la lingua. Una volta sazio, passa il turno a mamma volpe. La carne della carcassa provvederà al suo fabbisogno energetico per qualche settimana, garantendo al suo piccolo maggiori probabilità di sopravvivenza. La morte del vitello significa la vita per lei e il suo cucciolo. Con lo sfondo di una delle metropoli più grandi d'Europa, la natura qui segue il suo corso, scegliendo ancora una volta chi vive e chi muore. Roma. Un incredibile mosaico naturale, dove vive una natura costretta alla convivenza con l'uomo e con il bestiame. Il mistero di un luogo dove l'oscurità trova la sua vera intimità grazie alla luce.
Ogni giorno, decine di specie animali vengono guidate dall'istinto lungo gli impervi sentieri di madre natura, dove vita e morte si alternano ciclicamente. Se non ci impegniamo a tutelare e conservare questi ambienti e le incredibili specie che ci vivono, correremo il rischio di perdere per sempre una natura che ci dimostra di essere ancora selvaggia. A due passi da Roma.